Eccoci tornati allo Zoo Safari per la terza volta. Eccoci entrati, box informazioni. Sta per l'interno. Entrata del safari. Cammello. Gli gnu. Le zebre. Qua c'è una giraffa che è libera e c'è una giraffa che ha la zampa fuori dal recinto. Le avevano chiuse e niente, una ha cercato di scavalcare e si è rimasta fuori. Il famoso pisello delle giraffe. Guardate questa, che colori! Incredibile! Come maculata! Zebra che piscia. Si muove? Shht, è morto. Cammello morto. Poveriggio! Vediamo. Storme! Sta dormendo! Oddio! È vero! Ho sbagliato io. Quello è un... Orice! Orice Montesi! Quello è un orice. Scusate per la mano che trema, ma è... la macchina. Ecco un bel esemplare di gnu che sta brucando. Scusi, ho pagato il biglietto, mi fa passare? Ciao, ne! Ecco uno gnu che sta mangiando. Mufloni o parenti di mufloni e un orice. Questo deve essere il becco. Guarda questo con la mano fuori. Buongiorno, eh? Qui c'è la pozza degli ippopotami, ma di ippopotami neanche l'ombra. Elefante indiano, non africano come dicevano. Peccato, io ero venuto per, soprattutto per l'elefante africano. Forse lì ce ne sono altri, non credo però. Si butta addosso la terra. Ecco, questa forse è una gazzella antiope. Questa qua, che sta mangiando pacificamente.
lo struzzo. Guardate che razza di corni, mamma mia. Sembra quasi l'incrocio fra una gazzella e un bue. Lì c'è leone bianco, che poco si vede però. Lì ce ne sono altri due di leoni. Stanno lì pacifici. All'ombra. A caldo, poverino. Leone bianco. Questo è un maschio. Ecco, da qui si vede meglio la leonessa che si lecca. Ecco le tigri. Dormono pacifica, dormono pacifiche, e la via ce ne sono altre. Questi tori che avevo inquadrato la volta scorsa, che non sapevo il nome, si chiamano Watusi, come la popolazione africana. E guardate che corna lunghe che hanno. Ciao bello. Che piccolo, mamma mia, è davvero piccolo. Sei piccolo, eh. La gabbia delle scimmie. Sono tutti babbuini sti qua.
solitamente non apro finestrino, ma qua siamo circondati dalle inferriate, mi sento più tranquillo. Poi sarebbe anche contro il regolamento. E non fate neanche inverso quando ci sono io. Non ho mai sentito l'odore di scimmia, questo non sa praticamente da niente, almeno queste. Non sono sporche come maiali. C'è un perché li chiamano maiali allora. Ecco, andiamo più avanti. E là. Dicono che sono aggressive, ma io le vedo tranquillissime queste scimmie. Amico, che dici? Non mi caga neanche. Istrici che dormono, pacifici. Zona dell'acquario del safari di Pombia, razze. Murena che non si vede.